Fratelli, come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Queste parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, che abbiamo appena ascoltato, spiegano bene il gesto sacramentale che voi avete voluto e che qui ci raccoglie da varie parti d'Italia e d'Europa. Come già ci è stato ricordato, 10 anni or sono la notizia del terribile incidente nell'aeroporto di Linate lasciava tutti noi increduli e feriti. Increduli di fronte alla dimensione di un disastro che appariva assurdo. Com'era possibile che all'alba del terzo millennio, avendo a disposizione sistemi tecnologici sempre più sofisticati, accadesse una cosa del genere? E feriti. Feriti soprattutto voi, familiari, a cui veniva strappata in modo del tutto inatteso, violento e improvviso la compagnia dei vostri cari. Il Comitato 8 ottobre, per non dimenticare, e l'omonima fondazione conservano da allora la memoria delle vittime e promuovono una significativa attività in favore della sicurezza aerea riconosciuta a livello internazionale da quel grande dolore, da quella tremenda ferita è nata una responsabilità. Ecco il senso ultimo del dolore per chi resta, una responsabilità di alta cultura civica. Di questo ha bisogno la nostra società oggi, di uomini e donne così che sanno trasformare anche la tragedia e la disgrazia in un principio di costruzione. E la presenza qui di tutte le autorità civili, dei gonfaloni, è il segno e il riconoscimento di questo lavoro indomito che tutti i membri del Comitato hanno saputo svolgere. In questo 10° anniversario, agli familiari delle vittime italiane si sono uniti più numerosi i familiari provenienti dai paesi scandinavi. A tutti voi, noi tutti ci stringiamo con l'abbraccio della carità che nasce dal risorto, e questo abbraccio vuole essere del tutto speciale per il carissimo Pasquale. L'Apostolo Paolo constata un dato con cui troppo spesso non vogliamo fare i conti noi tutti. È secco nella sua affermazione: tutti muoiono. Al di là degli eventuali deliri delle tecnoscienze, questo resta ancora in prospettiva lunga almeno un dato ineliminabile. Tutti muoiono. Ma la tragedia di Linate ci mette di fronte alla morte in tutta la sua natura di nemica dell'uomo, come ci ha detto Paolo. In questi casi, in certe occasioni, la morte lascia emergere fino in fondo quell'aspetto di pena capitale e quasi di omicidio nella notte che porta dentro di sé. Eppure, lo dico con molto timore, eppure questa non è la parola definitiva, e la vostra presenza qui dopo 10 anni ne è conferma. Non dice fino in fondo chi siamo né il contenuto della storia degli uomini. Perché? Perché in Cristo tutti riceveranno la vita, insiste Paolo,
e quindi anche la morte sarà annientata. Questo è il formidabile annuncio che oggi ci ha portato in Duomo a celebrare l'Eucaristia. Gesù Cristo, dice la mistica tedesca von Speyer, non è un'idea. Egli è il risorto che fa entrare i suoi fratelli dentro la sua risurrezione. Egli è il vincitore della morte e quindi la fonte perenne di speranza affidabile. Ma siamo poveri uomini investiti dal dubbio, tentati di ridurre a mito la resurrezione di Gesù. Com'è possibile allora essere certi di questo annuncio che riempie il cuore di speranza? Quali sono i segni da cui possiamo riconoscere qui e ora la vittoria di Cristo sulla morte? Ebbene, la parola di Dio che abbiamo ascoltato ci indica la strada per riconoscere questi segni nella nostra vita. Il risorto è chiamato primizia. La vittoria è iniziata da Lui. Il Padre, facendo risorgere per la potenza dello Spirito suo Figlio, messo a morte sul palo ignominioso della croce, ha introdotto nella storia degli uomini la vittoria sulla morte. Di questa vittoria sono stati testimoni la Vergine Santissima, che celebriamo in modo particolare in questa Santa Eucaristia, e gli Apostoli e altri ancora. E grazie alla loro testimonianza c'è una grande evidenza nella testimonianza. Grazie alla loro testimonianza, attraverso una catena millenaria ininterrotta di testimoni, l'annuncio della vittoria sulla morte è giunto fino a noi. Gesù è la primizia dei risorti. Noi possiamo partecipare della vittoria del risorto perché Egli, il vivente, ci associa in questa Eucaristia alla sua stessa vita. Così è per i nostri cari trapassati che sono già nell'altra riva. Come Gesù ci associa? Attraverso la comunità cristiana. E il Santo Evangelo ci aiuta a riconoscere come la nuova parentela sgorgata sotto la croce dal suo sacrificio sia la modalità storica attraverso la quale Cristo ci fa suoi. Com'è commovente quella scena del crocifisso martoriato e ormai sfinito, che trasforma la parentela della carne e del sangue e la dilata a diventare la nuova parentela in Cristo. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. E quella conclusione, Giovanni la prese con sé, l'accoglienza, l'affidamento, la tenuta reciproca nelle mani della tenerezza amorosa, l'amicizia tra voi nella memoria di quel terribile strappo. Ecco il senso cristiano della vita, umanissimo senso della vita praticabile da tutti. Gesù ha voluto bere fino in fondo il calice amaro della morte per poter in questo modo accompagnare tutti gli uomini nel doloroso trapasso che il peccato ha introdotto nella storia. Si muore tragicamente a causa del peccato. Senza di esso il passaggio all'eternità sarebbe stato diverso. E Gesù ci accompagna affidandoci alla cura tenera della comunità cristiana che non cessa di annunciare la vittoria del suo Signore. In questo modo la Chiesa è veramente, come dice il libro del Siracide nella prima lettura, la madre del bell'amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza.
che nobili atteggiamenti, perché la comunità cristiana è l'ambito umano aperto a tutti gli uomini, in cui cresce e matura il dono di sé come strada per il compimento della vita. Ecco che cos'è il bell'amore. La casa che uno teme di abbandonare perché sa che rinnegandola non sarà più custodito, spiega il timore. E la dimora in cui l'uomo conosce il suo destino finale è la conoscenza in senso pieno. E da questi tre elementi, dal bell'amore, dal timore, dalla conoscenza, l'uomo è rianimato di santa speranza. Può guardare al futuro anche dopo questa terribile ferita che non si rimarginerà mai. E il Salmo ci dice, l'abbiamo proclamato, passando per la valle del pianto, egli la cambia in una sorgente. Come voi, passando dalla valle del pianto, avete costruito ambiti di solidarietà e di servizio nuovi. Allora, carissimi, in questo anniversario doloroso, celebrando la Santa Messa in suffragio delle 118 vittime e implorando dal Signore e dalla nostra amata Madonnina la grazia del conforto e della compagnia per tutti i loro familiari, la Chiesa vuole accompagnare il vostro cammino, essere vicino a ciascuno di voi con la pena speciale che porta nel cuore. E cosa può fare la Chiesa? Anche noi, come gli apostoli nei primi giorni, non abbiamo altro da condividere o da dire a voi se non richiamare la dolce speranza che Paolo ci ha ricordato. In Cristo tutti riceveranno la vita. On the 10th anniversary of the air accident of Linate, I would like to welcome two relatives of the victims coming from Scandinavia, who have wanted to join our prayer. We cling to all of you with the embrace of love which comes from the risen Christ. On this painful anniversary, celebrating the Holy Mass for the repose of the 118 victims and pleading the Lord and our beloved Madonnina for the grace of solace and assistance for all their relatives, the Church wishes to be with you all. We too, like the Apostle in the first days, do not have anything else to share with you but the joyful hope which enlivens us in Christ shall all be made alive. Amen.